Ciao! Oggi è sabato e sono attiva da un bel po' perché stamattina, ieri sera, ero stanchissima e sono andata a dormire alle 10 di sera. Quindi stamattina mi sono riuscita a svegliare un'ora decente, ho fatto mille cose e fra le mille cose sono anche andata da Tiger. Tiger era ovviamente una cosa che mi potevo pure anche risparmiare. In realtà volevo comprare la pistola per la colla a caldo, perché ne avevo una, però praticamente si è rotta, per farla breve. Non dirò i momenti di dramma in cui l'ho attaccata alla corrente e ho iniziato a fare le scintille. Però non ce l'avevano la colla a caldo da Tiger, ve la faccio più breve. E quindi ho comprato di tutto di più, meno per la cosa per cui ero andata. Mi hanno detto che l'hanno finita e che gli riarriverà. Comunque andiamo avanti, vi faccio vedere cosa ho preso da Tiger. Oggi non ho badato a limiti proprio. La prima cosa che ho preso da Tiger è stato questi sobrissimi occhiali da sole. Sono un po' tamarri indossati con questa forma, ma mi piaceva troppo questo motivo qua tutto colorato. Ok, quindi questi sono gli occhiali da sole e gli occhiali da sole costavano ogni paio 4 euro. Io ho preso questi che appunto hanno tutto questo motivo tribale super colorato e poi ne ho preso un altro paio che in realtà in passato ho già avuto quando ero più giovane, quando ero una ragazzina, e mi piacevano un sacco. Poi l'ha fregati mia sorella e non me l'ha più resi. E sono questi. Sia di quelli colorati che di questi tondi, ce n'erano tanti. Di questi colorati c'erano altri pattern di colore, però questo era quello che mi piaceva di più. Di questi ce n'erano tanti con le lenti di altri colori, queste sono lenti più sul viola blu, ce n'erano altre più blu, alcune gialle, alcune normali color occhiale da sole, forse anche verdi, e c'erano anche con montature tipo argento, tipo forse anche nero, ora non mi ricordo, comunque ce n'erano tanti. A me piaceva questo colore di lente qui sull'oro e anche questi costavano 4 euro. C'è scritto che c'è la protezione UV, io non è che mi fidi tantissimo di questo tipo di cose, però ho anche lo scontrino. Ah no, aspetta, gli occhiali non costavano 4 euro, costavano 5 euro l'uno. Vabbè. Poi ho preso una serie di tovagliolini. Li ho presi col gelato. Li ho presi col panda. E li ho presi con altri gelati. E i tovagliolini costavano 1 euro a confezione. Poi ho preso dei com'è che si chiamano? Boh, anche nella cosa italiana c'è scritto embosser per hobby, carta fino a 160 grammi, o in italiano non mi sta proprio venendo in mente se c'è una traduzione di embosser. Comunque questi praticamente sono quelli che voi premete e imprimono sulla carta la formina che c'è qua. Non la tagliano, la dovrebbero imprimere in rilievo perché dentro non hanno un taglino, un cosino tagliente, hanno la forma che chiudete e si dovrebbe imprimere. E l'ho preso con la foglia e la libellula. E questi sono costati 2 euro l'uno, credo. E poi ne ho preso invece uno così, che questo invece è per tagliare la carta, più piccolo.
col fiorellino. E questo dovrebbe essere costato 1 euro, se non mi sbaglio. Poi ho preso dei degli elastici per capelli, ce n'è una serie semplicemente nera e poi ce n'è altri che hanno tutte queste borchiettine, ce n'è due neri, due con le borchiettine così e due con le borchiettine tonde. Mi parevano carini questi elastici, anche abbastanza resistenti a vederli così, e gli elastici sono costati credo 2 euro. Poi ho preso, vabbè, la colla tipo Attack, solo di la super colla, insomma, che questa è costata 1 euro, se non mi ricordo male. Poi ho preso c'erano tutta una serie di gioiellini che mi piacevano abbastanza e non li ho mai provati di Tiger. Ho voluto provare a prendere questo, che praticamente dovrebbe essere una collana rigida, un braccialetto rigido e un anello rigido. Costava 3 euro, quindi non pochissimo, calcolando un pezzo di filo metallico, insomma di metallo a forma, però è un tipo di decorazione che non ho, mi è piaciuto. Poi ho preso questo, di cui sono fortemente gasata. Allora, questo è praticamente una serie di 5 colori per timbri e poi un timbro che però è composto da, c'è scritto, 12 timbri diversi, quindi dovrebbe esserci tipo i pallini, i quadrifogli, cuori, stelle, rombi, i baffi, basci, zigzag, una scritta in tedesco che non so cosa sia, poi c'è scritto secret, poi c'è scritto happy birthday e poi ci sono i fiorellini. Voi praticamente ruotando la rotellina qui scorrete il numero e ci trovate uno di questi stampini qui. E questo sono incerta perché gli embosser e il tagliacarta non l'ho presi per me, l'ho presi per mia mamma. Questo sono incerta se tenermelo o regalarglielo. Mi sa che me lo tengo questo. Comunque gli stampini sono costati 3 euro. Ce n'era tanti bellini di queste cose, io impazzisco quando le vedo. Poi ho preso una cosa che probabilmente mi ucciderà, c'è un mix per fare il frappè alla fragola, che dovrebbe essere miscelato con del latte. Vediamo se è commestibile. Poi ho comprato del pepe colorato di vari tipi. Quindi c'è rosso, bianco, nero. Vabbè, c'è scritto rosa, verde, pepe garufanato, che non so cosa sia, insomma così, sentiamo com'è. E poi ho preso delle mollettine di quelle, delle bobby pins o come cavolo si chiamano, così. Le bobby pins sono costati 2 euro, invece il coso per frappè alla fragola è costato 2 euro e il pepe è costato 2 euro. E questi sono i miei abbastanza folli acquisti da Tiger, nel senso che ho comprato un botto di roba e come al solito gran parte delle cose anche abbastanza inutili, però ero super gasatissima da questi acquisti. Avevo voglia di fare shopping, avrei comprato anche tutto il resto che c'era da Tiger. Poi ormai ci sono a farvi vedere degli acquisti, vi volevo far vedere un paio di cose che avevo comprato da Lidl, non so se si trovano ancora, però avevo comprato praticamente questi qua, che sono dei nastri di stoffa per fare dei pacchetti regalo, e ce n'era un sacco di set, erano molto belli
e io ne volevo prendere anche di più. C'è questo tutto sul blu con quadretti pois, fiorellini, quadretti celesti, così. Poi c'è questo rosso che è molto bellino anche questo, sempre con quadretti ma anche con tutti i cuoricini. E poi c'è questo un po' più pastelloso, un po' più pesca Tiffany, con sempre quadretti, fiori, pois, così li vedete insomma. E io adoro questo tipo di cose, ragazzi, cioè io quando vedo sta roba, infatti lo vedete, ne compro anche tanta. E poi faccio molta fatica a smaltirla perché non è che faccio pacchetti ogni 2 secondi. Però mi è sembrato proprio, mi sono sembrati carini. E questi sono 7 pezzetti di nastro, 1 metro ciascuno, quindi secondo me con un pezzetto ci fate praticamente un pacchetto e non troppo grande. Però sono veramente molto carini e questi costavano 1,99 euro. Non so se li trovate ancora perché mi sa che non facevano parte delle offerte di adesso, mi sa che facevano parte di qualche offerta precedente perché c'era rimasti solo questi nastri. Che casino c'è fuori? Poi, siccome io sono stupida, ormai lo sapete, ho visto questi. Dice cosa sono? Sono shower gel cream. Quindi sono praticamente dei doccia schiuma, però in questo formato tipo spumoso, c'è scritto, credo. E mi hanno attratto, lì per lì quando l'ho visti mi hanno attratto le confezioni, pensavo che fossero deodoranti. Poi l'ho letto e ho detto, ah, sono shower gel. E allora a maggior ragione lo devo prendere. E ovviamente non ne potevo provare uno per provare, no. L'ho presi di tutte e 3 le varianti che c'erano, quindi l'ho preso Sweet Summer Rosa. L'ho preso Sparkling Sunrise Giallo. E poi l'ho preso Fresh Cascade, se si dice così, azzurro. E questi costavano 1,99 euro l'uno. Sono 200 ml e non l'ho mai provato una cosa del genere. A me, devo dire, mi ha proprio catturato il packaging come una cretina. E niente. Gli odori si sentono anche da chiusi, non l'ho ancora usati. Questo sa tipo di pompelmo, ananas, un frutto di tipo, sì, forse più pompelmo. Questo era, mi si è già saturato il naso. Questo è dolce, tipo vanigliato. E questo devo dire che sa tipo di prodotto per pulizia del bagno. So che non è una pubblicità ottima, però sa un po' tipo di deodorante da uomo, di pino silvestre, non lo so. E per ora quello che mi ispira di più è questo, forse. Spero che non facciano schifo, comunque vabbè, ormai l'ho presi. E costavano 1,99 euro l'uno, se non l'ho già detto. Oggi ho anche fatto un'altra cosa e praticamente sono andata a prendere appuntamento dal parrucchiere. Io vado dal parrucchiere tipo una volta l'anno. Sono provata ad andare da un parrucchiere a caso qui a Firenze, che c'è qui vicino, ho detto vabbè proviamo a sentire, e praticamente mi ha fatto tutto un discorso su secondo lui come devo farmi i capelli e ho accettato, ma questo succederà il prossimo sabato. Intanto vi mando un saluto, inizio a prepararmi per stasera che esco e ciao!